Buon pomeriggio ragazze, alla fine io sono un po' così, sparisco per dei mesi e poi faccio due video in due giorni, vabbè non fa niente. Volevo farvi vedere un po' di cose, in più volevo farvi una recensione, non è nemmeno un paragone, una recensione sui prodotti Kerastase che mi erano arrivati più o meno insieme a quelli di Divina e di Eterea. E diverse di voi mi hanno chiesto opinioni a riguardo, giustamente. Oltre alla recensione della linea Kerastase, vi faccio rivedere, perché su Instagram forse qualcuno l'ha persa, i prodotti sempre per capelli che mi sono arrivati di Eterea, che inizierò a provare da oggi in poi. Sempre di Eterea mi è arrivata anche la linea solare e poi mentre ero in vacanza mi sono arrivate le due palette Cutie di Nabla. Queste ve le faccio vedere alla fine, perché così se mi sporco le dita me le sporco a fine video. Allora, iniziamo da Kerastase. La mia opinione è medio positiva, ovvero mi sto trovando benissimo con shampoo e maschera, che trovo lo shampoo molto piacevole da utilizzare, estremamente idratante, quindi proprio mi piace molto per i miei capelli, e la maschera Curl Manifesto è bella spessa, una bella consistenza come piace a me, e districa e lascia i capelli morbidissimi. Quindi per quanto riguarda shampoo e maschera, assolutamente promossi. Sono meno convinta dallo styling, perlomeno sui miei capelli. Questo perché l'effetto del capello appena asciugato, quindi i prodotti appena applicati, non mi dispiace, ma a differenza dei prodotti Divina, perché poi tanti mi hanno chiesto è meglio questo o quello, mi tengono meno a bada il crespo e il riccio mi dura di meno. Cioè mi sono proprio accorta che con questi prodotti magari me li rilaverei già dopo due giorni, mentre invece con Divina il riccio mi tiene molto di più. Quindi questa è la mia opinione. Assolutamente sì per shampoo e maschera, se vi piacciono comunque i prodotti molto idratanti, avete bisogno di una maschera molto districante. Per quanto riguarda il prodotto styling, mi sono trovata meno bene, quindi ve lo suggerisco se magari avete un capello che non tende al crespo. Se ve li lavate più spesso di me, quindi non avete necessità di un prodotto che vi tenga lo styling chissà quanto, anche il Second Day Curl Refreshing Spray, ovvero lo spray quello da utilizzare nei giorni successivi al lavaggio per ravvivare il riccio, oppure io questo lo uso, che ne so, tipo mi lavo i capelli oggi pomeriggio, domani mattina mi sveglio, ho questo pezzo che non è più bello riccio, allora lo inumidisco un po' con l'acqua e poi spruzzo questo prodotto, trovo che mi intosti principalmente il capello senza poi ridargli questo riccio che desidero. Questo magari va meglio più come beach waves come effetto che non effettivo ravvivaricci. Quindi ripeto, una opinione, una recensione per me media come linea. Mi piace molto la parte shampoo e maschera, meno quella styling per quanto riguarda il mio capello. Se vi incuriosiscono invece i prodotti Divina, vi lascio sotto il link perché ho fatto la recensione da poco. Passiamo invece adesso a vedere che cosa c'è nella scatola Eterea dei prodotti per capelli. Appunto, adesso archivierò per un po' le linee usate precedentemente per passare alle prove di Eterea. Allora, qui abbiamo, partiamo dallo shampoo capelli delicati, idratante e protettivo. Questo secondo me è il balsamo hair conditioner, balsamo capelli districante con acido ialuronico. Dopodiché abbiamo un sacco di prodotti per lo styling, la maschera capelli ristrutturante, acido ialuronico, quindi abbiamo sia maschera che shampoo. Dopodiché passiamo allo styling, anti-frizz conditioner lotion, quindi lozione anti-crespo chiudi scaglie, questa è la prima che tendenzialmente spruzzerei, però c'è anche il lisciacquo acido lucidante da provare entrambi, termoprotettore bifasico capelli ricci e modeling mousse. Non so bene come, nel senso, sicuramente shampoo e balsamo o shampoo e maschera, ok. Dopodiché penso si debba spruzzare il risciacquo acido e poi devo spruzzarli tutti, termoprotettore, anticrespo. Se conoscete questi prodotti datemi questa indicazione, altrimenti scrivo ai ragazzi di Eterea e chiedo come utilizzarli. Insieme a tutti questi prodotti mi era anche arrivato l'olio che vi ho fatto vedere, che però ho messo da un'altra parte perché lo voglio provare magari in piscina o come ristrutturante. Questo magari lo potrei provare già domani che mi devo lavare i capelli. E l'olio, quell'olio dorato di Eterea che non vi faccio vedere perché l'ho conservato da qualche parte, non mi ricordo dove, comunque
magari ve lo metto su Instagram quando poi vi metto l'alert di questo video. Dopodiché ieri, giusto perché domenica mi ero comprata un solare, mi è arrivata la linea solare sempre di Etherea. Allora, all'interno della confezione c'è questo bel fiocchetto per capelli e quattro prodotti. Andiamo a vedere, abbiamo crema viso solare protezione alta 50, After Sun Body Lotion, quindi lozione corpo dopo sole, poi la protezione 50 per il corpo e la protezione solare per i capelli. Quindi diciamo che c'è effettivamente tutto quanto: protezione 50 viso, protezione 50 corpo, dopo sole e protezione capelli. Anche questi sono ancora da provare. Ora io ripartirò a metà agosto teoricamente per le vacanze, se però dovessi andare prima in piscina magari potrei già portarmi questi solari e provarli. Non li apro per scaramanzia, perché non vorrei mai che si rovinassero prima dell'utilizzo. Ok, passiamo invece adesso alla collezione Cutie Collection 2021 Nabla. Abbiamo la Analog e la Midnight. La Analog infatti ha tutti i nomi degli ombretti che ricordano la fotografia. Ora vi faccio vedere. All'interno abbiamo la Cutie Palette, che si chiama Analog. Le ho tutte le Cutie. Non so se mia sorella me ne ha fregata qualcuna. Comunque, andiamo a vedere. Qui ogni tanto a casa passa qualcuno, eh. Non è che posso prendere questa. Allora, i colori infatti si chiamano Dark Room, Overexposed, Contact Sheet, Camera Roll, Noise e 35 mm. Ve li faccio vedere. Sono ovviamente quelli che mi ispirano di più, amando io i toni caldi. Questi sono i colori. Andiamo a toccare magari Overexposed, Zibam, Duochrome, rosa, oro, Contact Sheet, questo nocciola, e proviamo anche Noise, ora vi faccio vedere, bello anche Noise, bellissimi questi colori, ma a me sono proprio i colori che mi... questo è burrosissimo, 35 mm, che bello, ve li faccio vedere adesso sulla manina. Lo sapevo che mi sporcavo, per quello li ho lasciati in fondo. Ecco qua. Belli. Le due Cupid Arrow sono una color nocciola e l'altra sembra tipo un melanzana. Proviamole, già che ci siamo. Dopodiché passiamo alla Midnight. Allora, abbiamo la numero 5, che è un nocciola. Molto carino, proprio un classico nocciola. Ho già detto nocciola, nocciola. E questa sembra invece un marrone melanzana della numero 7. Bella, 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 bella. Questa anche la vorrei provare. Eccoli qua. Mi avvicino e sto un attimo ferma per far sì che, ecco, vengano messe a fuoco. Per quanto riguarda invece la Midnight, immagino che saremo sui toni del blu. In realtà già lo so, perché ovviamente le ho sbirciate appena arrivate. C'è una matita sola, se non sbaglio, sì. Partiamo dalla matita, che è la numero, sarà la 6? Sì, perché di là c'erano 5 e 7, quindi ecco la 6. Poi metto tutto a posto. Io dopo che faccio sti video sembra che ci sia stata la guerra. Auer! Ecco qui, è un bel blu ottaneo scuro. Per quanto riguarda invece la palette Midnight, userò l'altra mano per fare gli swatches. Blu, turchese, bronzo. Ecco qua. Swatchiamo subito il più mirabolante, il Quiet Storm. Bello. Proviamo anche Sapphire. Sapphire è bellissimo. Potrei provare a farmi un trucco, anche se non sono proprio colori che normalmente utilizzerei, anche proprio solo per vedere cosa ne viene fuori. Marseille, oh no, ho sbagliato dito. Marseille lo usiamo con questo dito qua. Poi la mano abbronzata si vede meno rispetto al solito. E Blue Hour, che è il blu più scuro. Wow, scrive tantissimo. Eccoli qua.
Se siete amanti del blu e dei colori del mare e delle sirenette, direi che questa palette fa per voi. La matita è questa. Ok ragazze, io adesso vi saluto perché devo andare evidentemente a lavarmi le mani e a sistemare tutto. Sono in pausa pranzo al momento. Dovrei avere anche il tempo per scaricare il video e caricarlo. Così ecco, in questa pausa pranzo mi dedico a YouTube. Perfetto, sto così. E noi ci aggiorniamo al prossimo video. Cerco di mettervi qui sotto tutti i link che mi vengono in mente, altrimenti se mi dimentico qualcosa scrivetemi e ci aggiorniamo. Buon pomeriggio a tutte, ciao!